Caro Pierluigi, non ho avuto la fortuna di conoscerti o di lavorare con te, ma ho parlato con i tuoi familiari, con persone che ti conoscevano. Ho visto come tutti quel bellissimo video. Ho parlato con tua madre, che mi ha raccontato quanto tenevi a fare il poliziotto, quanto per te fosse importante. Grazie di essere stato dei nostri. Tu con il tuo sorriso rappresenti il meglio della Polizia di Stato. A posto, onori ai caduti! Signora Enza, Pasquale, Carmen, Giusi, Felice, Federica e anche Luca, familiari e amici di Pierluigi, la Polizia di Napoli vi abbraccia. Saremmo onorati se da oggi ci consideraste la vostra seconda famiglia. È davvero difficile trovare le parole giuste per una situazione come questa, probabilmente perché di fronte ad una tragedia così grande parole giuste non ce ne sono. A Washington, negli Stati Uniti, c'è un monumento intitolato ai poliziotti caduti in servizio. Su questo monumento è incisa una frase che mi colpì moltissimo. Ciò che ha reso grande questi uomini non è il modo in cui sono morti, ma come hanno vissuto. Il modo in cui Pierluigi ha vissuto e che lo rende un grande, giovane uomo, è evidente. Basta guardarci attorno e vedere quanti siamo, quanta gente era a Trieste. Basta guardare questa famiglia, la vostra, così piegata dal dolore ma unita anche fisicamente, senza un centimetro di distanza uno dall'altro. Signora Enza, Pasquale, non avete bisogno che ve lo dica io, perché è una cosa ovvia. Voi dovete essere orgogliosi di vostro figlio, orgogliosi del poliziotto che era e ancora di più dell'uomo che era, così amato da tutti, così solare come lo vediamo in quel bellissimo video con il suo amico Matteo, mentre con il sorriso sulle labbra iniziava un altro turno del nostro difficile e bellissimo lavoro. Voi dovete essere orgogliosi di voi stessi, perché nulla nasce dal nulla. E se vostro figlio era il ragazzo che era, molto del merito è vostro, di come lo avete cresciuto, dei valori che gli avete trasmesso, i valori di un ragazzo per bene, poliziotto figlio di poliziotto. Caro Pierluigi, non ho avuto la fortuna di conoscerti o di lavorare con te, ma ho parlato con i tuoi familiari, con persone che ti conoscevano. Ho visto come tutti quel bellissimo video. Ho parlato con tua madre, che mi ha raccontato quanto tenevi a fare il poliziotto, quanto per te fosse importante. Grazie di essere stato dei nostri. Tu con il tuo sorriso rappresenti il meglio della Polizia di Stato. Rappresenti in modo perfetto l'entusiasmo e la passione che accompagnano tanti dei nostri ragazzi. Siamo onorati di indossare la tua stessa divisa e cercheremo ogni giorno di essere all'altezza. E se anche oggi ti salutiamo per l'ultima volta, quel tuo sorriso non ci lascerà più. Tranquilli, c'è la volante 2 questa notte. È tutto a posto. Come sempre si inizia, figli delle stelle. E quindi speriamo bene. E niente. Buonanotte, buonanotte. Ciao.